Con la consegna delle chiavi da parte del sindaco ai Reali Nigoglia è ufficialmente scattato il Carnevale 2019 a Domegna, mentre qualcuno cerca di fare il furbo e tirarci coriandoli, nonostante il divieto, l'ordinanza di questa mattina, che è valida per qualche ora, di non tirare coriandoli a chi intervista. Sindaco, puoi andare in vacanza qualche giorno, eh? Io ho già consegnato le chiavi, quindi ormai sono loro che comandano in città, con dei decreti reali possono fare quello che vogliono. Ho chiesto solo, insomma, di mantenere la città a posto e di riconsegnarla mercoledì all'amministrazione, dopo essersi divertiti nelle varie feste che quest'anno, cioè sfilate che ci sono anche durante questi giorni. La regina ha detto che comanda, l'ha detto il re, hai sentito il sindaco, potete fare decreti, potete divertirvi. Come trascorrete questi giorni con tanto lavoro, perché scuole, case di riposo? Allora, abbiamo tanto lavoro quest'anno come tutti gli anni. Allora, prima di tutto domani mattina visiteremo gli asili di Omegna, mi portano via anche la corona. Visiteremo gli asili di Omegna. Successivamente sabato sarà un sabato ricco di feste, ricco di eventi, ma molto importante, vi aspettiamo domenica a pranzo, che ci sarà il pranzo della Proloco, ma soprattutto, evento da non perdere, domenica alle 14.30 vi aspettiamo per la sfilata dei carri e martedì vi aspettiamo anche ad Agrano per la sfilata ad Agrano. Allora, hai la corona, ti manca solo la... hai le chiavi, un'ipotetica bacchetta magica cosa vorrebbe fare la regina? Beh, sicuramente oggi... L'invito di oggi è, mi spiace sindaco, viva i coriandoli, oggi viva i coriandoli, anche all'intervistatore, anche ai giornalisti. Viva i coriandoli, vabbè, re, starai agli ordini della regina, mi sembra di aver capito, che comanda sempre, tutti i giorni, tutte le ore, anche in questi giorni ti tocca fare il suddito, non il re. Assolutamente, assolutamente è così, farò il suddito come ho sempre fatto, siamo, come ho detto prima, un po' british e quindi comanda la regina. Io invece vorrei vietarli i coriandoli, perché si sono infilati tutti nei miei bei capelli bianchi e stasera sarà lunga toglierli tutti, mi sa.